2008 più o meno, che dico sempre, smettetela di lamentarvi, partecipate. Quindi già vedo che qua c'è già tante persone che hanno smesso di lamentarsi e hanno deciso di partecipare, venendo a sentire queste persone che dall'altra parte, nella loro partecipazione, sono entrati nelle istituzioni. All'interno delle istituzioni ti confronti con quella realtà che prima vedevi da fuori e ti rendi conto che effettivamente ci sono molte persone che stanno, credo, facendo del loro meglio per far sì che le persone si allontanino sempre di più dalla politica, perché così possono fare quello che vogliono tranquillamente. E ormai la parola partecipazione è diventata un pochettino la bandiera di tutti. Partecipazione, facciamo partecipare, anche il bilancio partecipativo adesso comincia a entrare nei programmi di altri partiti politici, meno male, però è soltanto uno specchietto per la lodola, effettivamente, perché non è quello che vogliono, non vogliono che partecipate, vogliono che state a casa davanti alla televisione, che vedete quel solito teatrino che c'è tutte le sere. Io penso tutte le sere, la televisione non ce l'ho, però penso che tutte le sere ci sia un teatrino dove potete vedere due politici che si scannano, voi siete da una parte e siete contenti che il vostro politico dica le cose giuste, dall'altra parte c'è uno che dice le cose sbagliate e viceversa, qualcuno che è dell'altra fazione politica. Finché non entrate all'interno della politica, finché non cominciate a farne parte, non vi rendete conto che quello è un teatrino, o almeno vi rendete conto soltanto parzialmente. Entrare all'interno della politica non significa entrare nelle istituzioni come qualcuno di noi ha fatto, significa fare ogni scelta consapevolmente. Quindi si fa politica quando si fa la spesa, si fa la politica quando si sceglie una marca di un prodotto piuttosto che un'altra, si fa la politica quando si parcheggia in un modo piuttosto che un altro, o quando si utilizza la bicicletta piuttosto che la macchina. C'è tanti modi per fare politica. Si fa la politica partecipando alle riunioni condominiali, anche si fa politica perché anche le scelte dei condomini influiscono poi sulla vita di tutti quanti. Quindi io ribadisco sempre il solito concetto quando intervengo: l'unico modo per cambiare il paese non è votare il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è una buona chance perché è quella quell'inclusione che è entrata, quella punta dell'iceberg che è entrata quando inizia a parlare di questo muro di gomma, cioè ha cominciato a fare una breccia e lo sta aprendo. Ma il Movimento 5 Stelle non ce la farà da solo se lo presenta Nicola. E il paese deve venire dietro, no? Votando, non basta, perché ci vuole il 50% più uno. Magari ci arriviamo, ma è difficile, non credo. Cioè, è solo con la partecipazione, quindi essendo consapevoli di quello che avviene. Quindi non limitatevi a far votare i vostri amici Movimento 5 Stelle, a votare voi, ma partecipate in qualche modo alla vita politica. Grazie. Grazie Gianmarco. Allora, ricordiamo che oggi siamo qui per parlare di Expo, a meno di due settimane.